leggete questo qua. Quindi, come si cuoce? Si cuoce sempre cucuzza. Cucuzza è la zucchina, la zucca, quelle cose che piene di acqua. La zucca. La zucca, se non la famo bene, non sa di niente. Allora, che facciamo? Vediamo se ci riusciamo a farla diventare una cosa più buona. Allora, iniziamo con questo. Latte, farina, burro, salvia, cannella. Cannella, ho detto bene. Timo. Formaggi, avete presente dentro quei formaggi che avete là dentro al frigorifero, pezzetto là, pezzetto all'altra parte, una roba proprio dimenticata proprio? Utilizziamoli in questa ricetta. Poi zucca e parmigiano. Che facciamo? Facciamo la zucca con tutta sta roba al forno. Allora, cannella, tacte, metto il latte, sto facendo una beciamella, ok? Metto altri profumi. Facciamo, allora, avete presente la pasticcera? La pasticcera si fa in questa maniera, si mette la scorza di limone, della vaniglia. Io invece voglio fare una besciamella aromatizzata. Quindi latte in infusione, cannella, salvia e timo. Aspettiamo che bolle. Nel frattempo ci sistemiamo la nostra zucchetta. Leviamo prima la buccia, poi con un cucchiaio faccio così. La taglio tutta quanta sottile, 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 così. Vedete così? Vedete lo spessore? Preriscaldo il forno. Io lo metto a 200 gradi, ok? Appena spicca l'ebollizione, lo mettete qua dentro, dentro una ciotola, lo fate piano piano raffreddare e stare in infusione con tutte queste erbette, che diventa ancora più buono. Qui metto il burro, sciolgo il burro, bene bene, e così facciamo il roux, la base della beciamella, quello che poi legherà e renderà più denso il latte. Adesso con la farina lavoriamo qui dentro con una paletta, così incorporiamo la farina nel burro. E adesso questo è il roux, lo facciamo cuocere un pochino. Vi consiglio di usare la palettina così, questa è proprio, la sentite questa? Questa è proprio la musica del roux. Quando deve fare il roux deve fare questo, deve mettere questa musica. Ci siamo, adesso cuoio al fuoco, prendo il latte, un filtro, un colino, poco alla volta, e vado così. Non dobbiamo far venire le palline, ok? Quindi incorporiamo bene bene, un po' alla volta, vedete? Liscia. Mica comprate la beciamella già fatta. È una stupidaggine. Vado, aggiungo, eccolo qua. Io continuo a girare, a mescolare, fino a quando non spicca il bollore, eh? Attenzione, con calma, sempre da in un verso, ok? Così la beciamella è pronta, è perfetta. Guardate che meraviglia. Oh yes, vai, via. Metto un pizzico di sale, vai. Allora, tagli i formaggi a dadini, mentre si balla sempre. È il momento, quello da osservare, farla corta la cosa. Allora, quindi assaggiamo come è venuta. Buonissima, si sente la salvia, buonissima proprio. Allora, vado prima così, metto un po' di beciamella qui, sul fondo, diamo una bella spalmatina, zacche, 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 su tutti i bordi, voilà. Poi andiamo con la zucca, facciamo un stradino di zucca, un pizzico di sale, zacche, 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 formaggini. Poi un po' di erbette, zac, zac, e poi un altro po' di beciamella. Perfetto, mamma mia. Mi è stata in mente una cosa, che io voglio mettere anche parmigiano. Noi facciamo, mica siamo stupidi, vai, metto qui dentro, mescolo, così già abbiamo il parmigiano insieme alla nostra beciamella. È molto formaggiosa, questo è proprio invernale, quando proprio fa freddo, freddo, freddo. Poi metto tutte le erbettine, il timo anche, e vado di nuovo così, fino a completare, a finire tutti quanti gli ingredienti, vado avanti, ultimo strato, mamma mia, io metto tutto a mia porta, vai, vai, mamma mia, alla grande, così. Scudiamo.
quello formi, vai così, zac, metto le foglioline di salvia, timo, bello così, profumato, e adesso in forno. Io l'ho messa a 200, mi riscaldato a 200, perché quando entro dentro in questa maniera, ecco, il forno si abbassa la temperatura una volta che lo apro, no? Quindi 200, lasciamo così per circa 10 minuti e poi lo sai quanto lo mettiamo, così facciamo una bella crosticina, a 170 per circa altri 20 minuti, quindi con mezz'ora è tutto pronto. Siamo pronti, vabbè, l'ho fatta leggermente raffreddare, guardate, ancora scotta, ancora scotta, un secondo solo. Cremosa, eccoci, un attimo solo, le to. Allora, ecco il secondo. Cremosa, formaggiosa, buonissima besciamella fatta così, e pure leggera sembrerebbe, pure se c'è. La besciamella è fuori, non è la besciamella. Buonissima. Dai, è una bella zucca questa. Non è più una cucuzza. Mi raccomando, economica, ripuli tutto il primo tipo di formaggio, c'è i pezzettini c'è in frigo, sta tanto stagionale e buono pure. Buono. Buona, eh?